guerra tra un giocatore che sono dei top player, viene la squadra campione d'Italia che ha vinto domenica scorsa anche la Coppa Italia, la squadra di Bigasio, e più dei campioni, ex campione del mondo e l'attuale campione italiano. Una donna, sempre donna, con campionesse diciamo, e poi un ragazzo disabile, e giocano a terra in tre, simulano una gara, un'esibizione, comunque è l'integrazione di come un disabile riesce a interagire con i normodotati. E da quello spot che vedete, la gioia di quel ragazzo quando si palleggia la boccia lì, perché la gioia di stare a fianco a un campione dice più di tutte le parole che potrei dire io. Questo è relativo all'evento della boccia. Poi il giorno dopo al palazzetto invece abbiamo un piatto forte, perché ci sono varie attività, varie discipline, a iniziare dal Torbal, che è il calcio dei non vedenti. È un'esibizione dove loro si esibiranno per alcuni minuti, poi faranno interagire con i ragazzi delle scuole, faranno anche provare a bendarli e poi vi spiegheranno loro come funziona il gioco. Poi abbiamo il basket integrato, che praticamente giocano sempre non dotati con ragazzi disabili, dove il canestro lo può fare solo il disabile. E abbiamo il basket in carrozzina, dove pure lì si andrà a interagire con la società che è nata adesso qui ad Ancarano, con i ragazzini, e troveranno un sistema di interagire. Poi ci saranno tanti altri piccole esibizioni di normodotati, danza sportiva tra normodotati e disabili. C'è il Martina, la pole dance, chi non riesco a dirlo, sono ignorante, è per me arabo. Pole dance, ci sarà l'altro gruppo di crisalide che farà dei balli, e poi c'è passo dopo passo, che è praticamente la danza sportiva. Ecco, tutto poi adesso ognuno spiegherà quello che andrà a fare con termini più tecnici, e poi dopo spiegherà meglio l'ingegnere Bellucci, il vicepresidente della Bocciofila, nei particolari. Io ho dato un'invarinatura di quello che sto vedendo e quello che è il messaggio che vorremmo mandare, che è quello di far interagire sempre normodotati con disabili, che io lo ritengo che sia la cosa, la vera integrazione. Grazie. Con molto piacere e con un grande onore, devo dire, proseguiamo il cammino che abbiamo iniziato qualche mese fa. Ricordo che il 20 di maggio abbiamo fatto una manifestazione a Sant'Egidio, al cartodromo, diciamo sempre dello stesso genere, della stessa natura, e quindi ben volentieri e ripeto con grande onore e con grande impegno abbiamo affrontato anche quest'altra iniziativa, che sinceramente sono già da alcuni mesi sulla quale stiamo lavorando, e cercheremo sicuramente di fare anche questa volta una buona figura, una bella figura. Chiaramente noi siamo il calcio, quindi proveniamo da uno sport di squadra dove tutti dobbiamo partecipare, dove tutti dobbiamo collaborare al raggiungimento dell'obiettivo, e nel caso specifico questa volta veramente lo sforzo è stato ancora maggiore e abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile tutti quelli che non solo abbiamo chiesto di aiutarci, ma abbiamo anche ricevuto adesioni anche da chi magari non ci aspettavamo. E in questo senso, difatti, noi abbiamo chiesto vari patrocini, quindi il primo patrocinio, diciamo così, in ordine di importanza è stata quella del Presidente del Consiglio regionale, e in più poi abbiamo chiesto il patrocinio anche agli altri enti promotori degli sport, e quindi ci siamo rivolti al CONI, ci siamo rivolti al Paralimpico, ci siamo rivolti soprattutto allo Sport e Salute, che nelle loro declinazioni regionali ci hanno tutti quanti manifestato solidarietà e ci hanno manifestato, ecco, la disponibilità ad aderire a questa iniziativa. Chiaramente siamo
associazioni che si muovono sul territorio, che stanno a Sant'Egidio, che stanno ad Ancarano, e quindi assolutamente vogliamo mantenere questa connotazione, però gli abbiamo dato una particolarità cercando di coinvolgere, come avevo detto inizialmente, il più possibile le persone e le associazioni del territorio. In questo ambito chiaramente abbiamo chiesto poi l'aiuto ai vari sindaci, e quindi nel caso specifico ringraziamo particolarmente il sindaco di Ancarano, che si è dimostrato subito molto sensibile a queste iniziative e ci ha manifestato disponibilità assoluta sia dal punto di vista organizzativo ma anche come appoggio fattivo, diciamo così, nell'organizzazione di queste manifestazioni, così come anche l'amministrazione comunale di Sant'Egidio ha vibrato. Come si è detto, saranno due giornate, quindi ci sarà una manifestazione il sabato pomeriggio e un'altra il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Per quanto mi riguarda, la nostra manifestazione, che si terrà quindi sabato 16 a partire dalle 9.30, ci saranno tutta una serie di iniziative, quindi di diciamo così, io li chiamo anche spettacoli, perché alla fine proponiamo delle cose che effettivamente non si vedono tutti i giorni, che non vanno alla, diciamo, alla ribalta delle cronache o dei giornali o delle situazioni, insomma, di diffusione ampia, e che quindi vogliamo assolutamente invece portare in evidenza. Perché così come avevamo fatto a maggio, crediamo fortemente nell'inclusione e nel ruolo che può svolgere assolutamente lo sport nell'ambito di queste manifestazioni. Quindi mi sento sinceramente di ringraziare tutti quanti, coloro, ringrazio prima di tutto voi che avete partecipato a questa conferenza, ma chiaramente l'invito è rivolto a partecipare sabato prossimo, per quanto mi riguarda, ripeto, per la manifestazione al Palazzetto dello Sport di Ancarano. Ma è quello che vogliamo cercare di trasmettere, è quello di è un sentimento, come posso dire, un segnale molto forte che assolutamente tutti noi ci sentiamo di dover partecipare a questo tipo di iniziative, soprattutto andando a coinvolgere le giovani e future generazioni, tant'è che abbiamo chiesto anche qui alle scuole di partecipare e abbiamo ottenuto l'adesione di tutti i presidi della zona, quindi sia per quanto riguarda l'istituto comprensivo di Sant'Egidio, per quanto riguarda quello di Sant'Omero e quello di Civitella. Abbiamo assolutamente voluto e sentito il bisogno di coinvolgere le giovani generazioni, perché assolutamente senza questo passaggio probabilmente l'inclusione rimarrà una cosa detta così a parole. Noi proveremo a fare altre manifestazioni, proveremo a coinvolgere tante altre persone, ma ritengo che il passaggio fondamentale in questo genere di manifestazione sia quello del coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani. Lo abbiamo già testato a maggio, ripeto, nell'altra manifestazione, dove il coinvolgimento dei ragazzi si è dimostrato veramente complessivo, come posso dire, inclusivo, e quindi contro ogni barriera di qualsiasi tipo ci sentiamo appunto di voler invitare tutti quanti alle manifestazioni che verranno organizzate il prossimo fine settimana e che comunque daranno ulteriormente un segnale, diciamo così, della presenza e della volontà e della voglia di voler in tutti i modi dare il proprio contributo. Chiaramente devo ringraziare anche i nostri sostenitori, quindi dal punto di vista, diciamo, io li chiamo sostenitori, non sponsor, perché partecipano, diciamo così, in tutti i modi, in tutte le loro sfaccettature all'organizzazione di queste manifestazioni. Quindi mi sento di ringraziarli tutti indistintamente, senza nessun tipo di distinzione, così come mi sento di ringraziare anche le altre associazioni che hanno partecipato, quindi in particolare l'Agave, con la quale già da alcuni anni collaboriamo. Ci sarà anche la presenza di alcune associazioni del territorio vicino, quindi delle Marche, come l'ANFAS di Grottammare, come Biancazzurro Centro Socio Educativo. Quindi veramente questa volta, in questa occasione, abbiamo giocato veramente di squadra e riteniamo e pensiamo e spero, insomma, ecco, la speranza è che la manifestazione abbia veramente una sua riuscita tale appunto da poter darci anche la spinta per poterne organizzare anche altre, perché la nostra volontà, l'avevamo detto l'altra volta, non era soltanto quella di essere presenti così sporadicamente, ma così eccezionalmente, ma quello di dargli una continuità e di continuare
a presentare, a proporre iniziative che in qualche modo coinvolgano il più possibile il territorio, i cittadini, le associazioni e tutti quelli che comunque vogliono in qualche modo partecipare a questa iniziativa. Quindi ribadisco, per quanto mi riguarda, io parlo diciamo limitatamente per la manifestazione del Palazzetto dello Sport di Ancarano del 16 dicembre prossimo, quindi il prossimo sabato, dalle 9:30 saremo presenti e in una bella giornata, diciamo così, di sport, ma che comunque è uno sport aggiunto, è uno sport che in qualche modo dà la possibilità a tutti di partecipare a questa cosa. Grazie di nuovo e buona giornata a tutti. Mi sono dimenticato il piatto forte, che è Pomba con la fionda, che farà esibire una non vedente. Credetemi che è una cosa spettacolare. Orgogliosi di ospitare una manifestazione dove si incontrano due mondi paralleli e cercare di mettere sulla bilancia quei valori che ne diminuiscono la distanza. E questo piccolo rumore che noi facciamo il 15 dicembre possa fare da eco per le altre società. La proposta che è venuta dalla Top 87 nelle vesti del signor Giuseppe De Bernardines ci ha visto subito pronti e disponibili a mettere a disposizione la nostra struttura per supportare e allietare i campioni partecipanti in questa sfida, dove si dimostra che quando si vuole le barriere cadono automaticamente e questo fa crescere l'amore e la gratitudine nei nostri confronti da chi nella vita non ha avuto la nostra stessa fortuna. Comunque, organizzare una gara del genere richiede la collaborazione di molte persone, tra cui diversi sponsor, e affinché la riuscita vada a buon fine, ognuno nella nostra società farà la sua parte nel migliore dei modi. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti. Mi è gradito portare il saluto innanzitutto dall'amministrazione comunale, che accoglie con grande entusiasmo questa iniziativa proposta dall'associazione Santo 89, a partire dal presidente Bellucci, che ringrazio, a Peppino Di Berardino della Top 87, ringrazio il consigliere comunale Nunzio Matucci e ringrazio soprattutto il consigliere regionale Miao Di Matteo, che è stato colui che mi ha sensibilizzato sull'iniziativa, invitandomi proprio alla prima riunione con gli altri di cui ho citato prima. Io ringrazio anche tutte le associazioni che aderiranno, cercheranno di supportare in ogni modo l'evento, a partire dalla Prologo Ancarano e dall'associazione New Ancaria, che si sono resi disponibili per tutto quello che riguarda la parte logistica. Come dicevo, siamo lieti di poter ospitare l'evento, perché riteniamo comunque come amministrazione che il primario obiettivo dello sport, come si diceva prima, è quello credo sia quello dell'inclusione, perché lo sport non è solo una pratica, ritengo, ma è anche un linguaggio, e questo linguaggio permette di parlare all'unanimità in una unica direzione senza fare distinzioni. E questo evento rappresenta sicuramente la concretizzazione di quella che è la collaborazione di più enti e di più diciamo forze. Saluto altresì anche il presidente dell'Unione dei Comuni, ente d'ambito del quale facciamo parte come comune, con il quale condividiamo tutte quelle che sono le attività sociali che sono oggi essenziali in questo per particolare periodo storico. Quindi io sicuramente ritengo che sarà una bellissima giornata alla quale potranno anche partecipare le scuole di Ancarano. Ringraziamo anche la preside, la professoressa Lucia Condolo, per aver dato la sua disponibilità, e questo permetterà ancora di più di arricchire la sensibilità e il momento di condivisione. Quindi grazie a tutti coloro che il 16 dicembre saranno ad Ancarano e daranno vita a questa splendida iniziativa. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie veramente per l'invito a questa conferenza stampa, soprattutto grazie agli organizzatori per quello che hanno messo in campo e che stanno mettendo in campo. Vedete, iniziative nell'ambito insomma della disabilità se ne organizzano forse anche poche, ma un evento del genere che riesce ad unire veramente tantissime associazioni, tantissimi partner, dalle istituzioni a partner privati di ogni genere, dimostra tutto il lavoro che c'è dietro e soprattutto la passione che mettete su un tema importante. Lo sport è un veicolo eccezionale di valori, coniugare lo sport al tema della disabilità è sicuramente un'arma vincente e aiuta sicuramente tutti quanti a sensibilizzare e ad unire. Il fatto di organizzare eventi con atleti immobilitati e atleti disabili è veramente una cosa eccezionale che insomma, a me mi riempie d'orgoglio, non solo come sindaco di Martinsicuro ma come presidente dell'Unione. E veramente un ringraziamento a tutti quanti voi per aver messo in campo un'iniziativa del genere che trova il giusto supporto della regione rappresentata qui da Emiliano Di Matteo, sempre molto sensibile a queste tematiche, ed è importante che le istituzioni veramente cerchino di fare di tutto per sostenere, per non far sentire solo chi come voi organizza questi eventi e chi come insomma, le persone disabili e le famiglie che mai affrontano delle difficoltà. Noi Comunione dei Comuni si è impegnati in tantissime azioni a sostegno delle famiglie, no? Il supporto che iniziative del genere, lo sport può dare insieme a quello che le istituzioni stanno facendo, che può essere veramente un messaggio importante e positivo. Quindi grazie di cuore, parteciperò con molta attenzione a questi eventi, quindi vi ringrazio veramente per l'invito e per tutto ciò che fate e per quello che può servire. Noi siamo a disposizione. Del Presidente della Giunta Marsiglio, del Presidente del Consiglio regionale Sospiri, che non solo mi ha delegato ma mi ha fortemente raccomandato appunto di far sentire la vicinanza della Regione che ha patrocinato questa iniziativa, e mi auguro anche che non si fermi al solo patrocinio ma che possa anche poi aiutare più concretamente gli organizzatori nello svolgimento. Oggi è una bella giornata innanzitutto perché abbiamo un sole meraviglioso, ma poi perché in questa sala consigliare, Angelo, che è stata per me e per te è anche un momento che ha segnato profondamente la nostra vita, la mia, la tua, anche nel passaggio che c'è stato tra me e lui nella guida del comune, vedo rappresentate le nostre comunità, la massima autorità del nostro comprensorio, quindi il Presidente dell'Unione, il Sindaco di Ancarano, comunque il consigliere Matucci che oggi rappresenta l'amministrazione di Sant'Egidio, è presente in platea anche la Vice Sindaco di Nereto, Angela Levi, che nel suo comune ha tra l'altro la delega allo sport e che è donna che allo sport ha dedicato sempre tanto impegno, tanto entusiasmo, tanta passione, quindi sicuramente è vicina anche lei a questo tipo di iniziativa. Quindi davvero una bella giornata, ma soprattutto perché qui sono presenti tante associazioni nel nostro territorio, tante associazioni che si dedicano alle attività sportive, permettono ai nostri giovani, alle nostre ragazze di poter fare sport. Io vi ringrazio tutti, non solo per questa iniziativa, ma per tutto quello che fate nel nostro territorio quotidianamente, perché so quanti sacrifici fate, quanto tempo sottraete alle vostre famiglie, al vostro lavoro, tempo che potreste dedicare a voi stessi appunto e ai vostri affetti, e invece dedicate al prossimo. Quindi questo è già un primo momento di inclusione. E quello che fate quotidianamente non è a caso poi che siate i pilastri, le fondamenta che insieme a Peppino, a tutti gli altri, a Mauro, a tutti gli altri avete permesso di ripetere un'iniziativa bellissima che già nella scorsa primavera ha visto protagonista del nostro territorio e che oggi è un ulteriore passaggio di un obiettivo che ci siamo dati come comunità, cioè quello di utilizzare lo sport come veicolo. Saluto anche il comandante della stazione dei Carabinieri che però presente, perché anche loro sono fondamentali per permetterci di fare queste iniziative in serenità, in armonia e in sicurezza, quindi ringraziamoli sempre e non con parole di circostanza. Detto ciò, dicevo, la nostra comunità Massimo si è data proprio come obiettivo di un territorio, quindi non solo delle amministrazioni comunali, delle associazioni, proprio quello di dimostrare concretamente la forza straordinaria dello sport, che è quello di abbattere, travolgere, una volta tanto in modo positivo, le barriere. Io sono davvero convinto che se vogliamo creare una società migliore dobbiamo abbattere le barriere. A me non piacciono le quote,
di rappresentanza, di genere, perché comunque creano barriere. A me piace una società libera in cui le persone abbiano tutte le stesse possibilità, stiano insieme senza essere divisi da qualcosa che li distingue. Noi dobbiamo accomunare, in questo lo sport credo che sia il motore più straordinario che ci sia nella nostra società. Credo che nessun'altra manifestazione civile, sociale, culturale abbia questa forza che lo sport ha. Quindi bravissimi coloro che hanno pensato di far vedere a tutti noi come sia possibile fare sport insieme, uomini, donne, normodotati, disabili, perché questo l'ho detto anche l'altra volta, vedete, il concetto di disabilità già è una fase successiva, prima si parlava di handicap, oggi per fortuna già siamo andati oltre, non parliamo più di handicap, parliamo di disabilità, e se ci pensiamo, e lo sport in questo lo insegna, siamo tutti normodotati o disabili in qualcosa. Nell'ambito degli sport dei normodotati, molte discipline sportive hanno le categorie di peso. Pensate per esempio agli sport, alle arti marziali. Sarebbe impossibile far gareggiare assieme un atleta, uomo, donna, un uomo contro una donna, oppure due uomini o due donne, per esempio, di peso completamente diverso. Ecco, allora, lo sport ci ha insegnato questo, però poi tutti sono accomunati dalla pratica, dalla passione. Quindi è bellissimo questo tipo di esibizione, che credo che però vada oltre l'esibizione, oltre i due momenti che vivremo a Sant'Egidio venerdì e ad Ancarano sabato, facendo conoscere anche nuove discipline, perché soprattutto per i ragazzi, i bambini e le bambine disabili, lo sport può essere uno, e per le loro famiglie, lo sport è uno straordinario veicolo di inclusione sociale, di inserimento sociale, di far sentire questi ragazzi giustamente protagonisti esattamente come gli altri. E allora ben vengano queste iniziative, è doveroso da parte delle istituzioni sostenerle, sostenere coloro che appunto dedicano tanto entusiasmo, tante energie e anche tante risorse alla loro realizzazione. Credo che una giornata come questa, Luca, con la presenza di tutte le istituzioni del territorio, di tante associazioni, vada esattamente in quella giornata, quindi in quella direzione. Io sono convinto che saranno due giorni di grandi successi, scopriremo anche nuove discipline sportive, avremo la possibilità di magari di avviare i giovani studenti alla pratica di nuove attività sportive, gli impianti sportivi li realizziamo per questo. Questo è un territorio che piano piano si sta dotando di tanti impianti che devono essere messi a disposizione esattamente per realizzare questo tipo di obiettivo. Quindi grazie a tutti, la Regione vi sarà vicina, intanto con una presenza fisica nostra in quelle due giornate e soprattutto sostenendo questa iniziativa e le prossime che verranno in futuro, perché per qui non abbiamo già in programma. Quindi è un percorso che abbiamo iniziato, è un percorso che stiamo seguendo con tanto entusiasmo e con l'aiuto di tutti, appunto sbocceremo, come avete detto, qualunque pregiudizio e abbatteremo le barriere per stare tutti quanti insieme. Questo, credetemelo, da persona che ama lo sport come nessun'altra cosa nella vita, è il più grande insegnamento che tutti coloro che hanno praticato sport a livello agonistico, amatoriale o che lo seguono imparano. È la prima lezione di cui poi facciamo tesoro anche in tutte le altre cose in cui ci impegniamo e che facciamo nel corso della nostra vita. Quindi grazie a tutti. È entrata volentieri in questo patrocinio perché oltretutto abbiamo il presidente nazionale, ex dirigente del CIP, e quindi molto sensibile a queste cose, tanto che in questi tre anni siamo passati da circa 10-15 società di diversamente abili a oltre 145, mi sembra, 150 società. Quindi noi siamo sensibilissimi a queste cose, considerando anche il fatto che le bocce forse è uno dei pochi sport che possono essere giocati da tutti, non c'è preclusioni di età o di peso, come diceva prima il consigliere, e quindi lascia aperte le porte a tutte le persone, e la disabilità è uno dei nostri punti di forza. Questo giro, far giocare questa volta, perché ci sono state diverse manifestazioni in passato di inclusione, ma questa volta far giocare i pluricampioni mondiali europei con i ragazzi è la prima volta che viene fatta, e quindi è una soddisfazione maggiore.
e la soddisfazione maggiore è, se verrete a Sant'Egidio, vedere quei ragazzini, la contentezza dei ragazzini che giocano insieme o dei diversamente abili che giocano insieme ai campioni, la contentezza nell'avvicinare una boccia, nel discorso di poter stare insieme a loro. Ci sono anche, la terna è composta da 3 persone, quindi oltre ai campioni del mondo ci sono anche ragazze che giocheranno, e quindi è un discorso a 360 gradi che coinvolge tutti. E per questo qui io sono stracontento e ringrazio non solo le istituzioni che hanno dato una mano, ma la società bocciofila di Sant'Egidio alla Vibrata, che ha messo a disposizione l'impianto, e soprattutto il qui presente pluricampione del mondo Gianluca Formigone, che è l'anima di questa cosa, insieme al già citatissimo Giuseppe De Berardinis della Top 87. Grazie. Sicuramente mi ha fornito un assist, anche se parliamo di bocce, per sentire anche Giuseppe Formigone. Che dire, io quando Peppino mi ha accennato di questa possibilità di fare questa manifestazione, io ho subito dato il mio consenso, perché per me è un onore poter giocare, poter dare il mio contributo a questi tipi di manifestazione. Perciò dico solo, vi aspettiamo venerdì pomeriggio per farvi vedere quello che possiamo fare noi anche nel nostro piccolo, nelle bocce, per aiutare persone meno fortunate di noi. Grazie anche a tutti. Ma insomma c'è stata una cosa in cui non potevo mancare. E niente, va bene, rinnovo l'invito per, come diceva il presidente della FIB a Sant'Egidio, saluto Gianluca che è sempre presente qui a Sant'Egidio. L'impianto adesso l'abbiamo anche adeguato, non solo per l'impianto di riscaldamento, ma stiamo provvedendo, può darsi che è difficile che ce la facciamo, ma insomma anche con una piccola tribuna, che è la cosa che mancherebbe lì a Sant'Egidio per assistere a questi campionati di livello anche molto alto. E quindi, per quanto riguarda l'inclusione attraverso lo sport, insomma, non possiamo che essere contenti. Credo che anche Emiliano abbia parlato pure il presidente dell'Unione dei Comuni di quello che si sta facendo qui per la nostra comunità qui, tra l'altro a Sant'Egidio c'è un progetto per i disabili che si intitola proprio Dopo di Noi, e che stiamo cercando di fabbricare, perché c'è questa associazione che cito, che è Galagave di Sant'Egidio, e che c'è interesse comunque a realizzare o ad avere uno stabile dedicato proprio a questi ragazzi, per includerli il più possibile con noi, con i, diciamo, noi ci diciamo abili, ma insomma in effetti qualche disabilità qualche volta ce l'abbiamo pure noi, no? Quello che facciamo. Detto questo, rinnovo l'invito, è veramente un bel impianto, utilizziamolo, non ci manca tante altre cose, palazzetto dello sport e altre cose, però la bocciofila di Sant'Egidio è molto importante, no? Vicepresidente, che è al top, ci sono campionati, poi è sempre presente il nostro Gianluca, il nostro presidente regionale, insomma è pieno di orgoglio per la comunità Sant'Egidio Ancarano, poi siamo l'unica comunità, in effetti noi siamo così vicini. E, insomma, è un piacere veramente ospitarci a vicenda, una volta da una parte e una volta dall'altra. Grazie ancora, vi aspettiamo a Sant'Egidio per godervi lo spettacolo, che tutte le volte che si fa qualcosa comunque è veramente di alto livello. Grazie. Grazie alle associazioni che ci hanno invitato a questo bellissimo evento, le istituzioni, soprattutto il sindaco, e porto i saluti del presidente Marco Piergallini, che purtroppo oggi non è potuto essere presente con noi. Per la nostra associazione è un orgoglio partecipare a questo tipo di eventi, lo facciamo da anni, questo è il 16° anno che siamo attivi sul territorio, nella regione Marche, e per l'appunto spesso veniamo invitati nelle scuole, negli istituti comprensivi di tutta la regione a far conoscere la nostra disciplina, che è il Torbal, e far giocare appunto e far diventare protagonisti per un giorno i bambini, che sono i principali artefici poi del futuro, quindi tramite loro possiamo intervenire, tra virgolette, per evitare che in futuro ci siano
discriminazioni e comunque integrarli. La nostra associazione appunto pratica la disciplina del torbal attraverso un pallone sonoro che quindi ha dei sonagli al suo interno per essere uditi dai giocatori quando si gioca. Si gioca 3 contro 3 su un campo di 16 metri per 7 come quello del volley, seduti su un tappetino i giocatori, il quale dà loro la posizione davanti alle proprie porte che sono lunghe 7 metri come quelle da calcio però alte 1,30 m. A metà campo sono poste delle cordicine con dei sonagli che al di sotto della quale devono passare i palloni che vengono scagliati dai giocatori con le mani, con la tecnica diciamo del bowling per capirci, quindi la palla deve essere lanciata da sotterra e gli altri giocatori dall'altra parte del campo devono respingere la palla, parare e poi passare alla fase successiva dell'attacco cercando di fare gol. E altro da dire non c'è, solo invitarvi appunto il 16 di dicembre alla mattina ad assistere a questa manifestazione. Grazie. Grazie Andrea Rossi. Ovviamente l'invito a seguire e a prendere visione e soprattutto conoscenza anche di questo tipo di disciplina. Insomma, quindi soprattutto a provarlo. Perché con la semplice mascherina siamo tutti quanti uguali. Anche questa, insomma, sarà molto interessante anche questo aspetto. Okay. Sono fatto provare ai ragazzi delle scuole, per esempio. Grazie per averci permesso di partecipare a questo evento. Noi siamo rugby in carrozzina, non basket, come stato detto prima erroneamente. Lapsus. Non c'è problema. Rugby in carrozzina è uno sport nuovo per la nostra regione. Effettivamente siamo l'unica associazione abruzzese che lo fa, tant'è che ci chiamiamo Rugby in Carrozzina Abruzzo. E noi partecipiamo volentieri a tutte queste eventi, queste iniziative, perché effettivamente ci servono per farci conoscere. Rugby in carrozzina è uno sport molto dinamico, molto anche di contatto. Il contatto viene fatto tra carrozzine, quindi utilizziamo, qua non ce l'ho, ma utilizziamo delle carrozzine molto molto robuste, molto specifiche per questo sport. Noi ci saremo sabato quindi a fare questa manifestazione. Invitiamo chi vuole provare, anche normodotati, a mettersi sulla sedia a sfidarci. Noi siamo aperti ad ogni sfida e quindi spero che sarà un bel pomeriggio. Grazie. Ringraziare questa bellissima manifestazione che ci dà modo di parlare del nostro sport che sta prendendo piede soprattutto qui in Abruzzo negli ultimi tempi. La nostra è una disciplina acrobatica aerea ed è un mix tra disciplina sportiva e danza. La sua particolarità è quella di coniugare il lavoro anaerobico a quello aerobico. Anche un aspetto agonistico, ci sono diverse gare e colgo l'occasione per ricordare che la scorsa settimana due delle nostre insegnanti del nostro studio si sono portate a casa il titolo di campionesse mondiali, precisamente del secondo e del terzo posto. È uno sport che può essere praticato da chiunque e si può iniziare a qualsiasi età, infatti è il merito di aver tirato fuori dalla sedentarietà molte donne. E per la parte inclusiva vorrei ricordare un nome che è quello di Francesca Cesarini, una ragazza di 16 anni che è due volte campionessa mondiale di parapol, che vi invito ad andare a vedere anche su YouTube, è stata anche ultimamente vincitrice di Italia's Got Talent. E non abbiamo nient'altro da dire, noi vi invitiamo a vederci il 16 e magari anche a provare, non è solo una disciplina femminile ma anche maschile che viene praticata al palo, quindi noi vi invitiamo a venirci a vedere. Grazie a tutti. Organizzazione che ci permette di andare in giro e darci la possibilità in un'associazione un pochino più piccola oppure in emergenti, chiamiamoli così, new entry sul territorio, perché parlare della Fionda viene vista
giocattolino e quant'altro. Io vi posso garantire di essere stato uno di quelli super fortunati, a parte che da ragazzino ci tiravo, però aver avuto degli incontri all'inizio con personalità che rappresentano il mondo dello sport e ti convincono spiegandoti a cosa sarebbe andato incontro nel futuro con la Fionda. Io penso che il primo passo l'ho fatto bene, perché ho incontrato persone giuste, con Malagò, Pangalli qualche giorno fa, ha fatto anche un ringraziamento perché la nostra federazione è entrata nel Paralimpico. L'abbrevio subito, abbiamo dei ragazzi con noi da qualche anno che alleniamo, ma io ho cercato di iniziare qualche giorno prima di queste opportunità che ci stanno accadendo adesso, quindi ho dei ragazzi sia non vedenti, sia, sono tanti, sono 4-5, però abbiamo Iman Piccioni, che forse conoscete tutti quanti, lui Babbers, sta sulla sedia a rotelle, proprio posso dire, è al passo nostro, che ci alleniamo quotidianamente. Poi aggiungo altro, il 2023 è stato per noi pure un anno abbastanza rappresentativo, siamo riusciti a vincere il titolo italiano, secondi all'europeo, parliamo di un paesino floriano, non è che stiamo parlando, il terzo posto come regione. Certamente questo cosa comporta? Che a Pompa Giorgio gli viene assegnato l'organizzare il campionato italiano, che guarda caso coincide appunto questa bella realtà del Paralimpico, e noi iniziamo a gareggiare con questi ragazzi. Verranno ragazzi da più parti d'Italia e anche dall'estero. Poi andremo in Francia all'europeo e ottobre andiamo a Shanghai e lì andiamo appunto con questi ragazzi. Non è che solo loro sono bravi, perché sempre che sono bravi questi ragazzi, noi abbiamo una bellissima realtà che andiamo là per vincere, non è che andiamo là giusto per farcela passeggiare, come purtroppo può succedere. Se non vai per mirare a vincere, è inutile che andiamo in giro. Qua l'obiettivo deve essere sempre quello di raccogliere il massimo. Noi ci sentiamo di esprimerci in questa maniera perché abbiamo degli ottimi atleti. Questi ragazzi che stiamo allenando già da un paio d'anni, io ho voluto spiegare all'inizio a loro che io li vado a sfruttare, perché purtroppo la gente pensa, ma tu c'hai il disabile che ti porta i soldi perché ci fai bella figura e sfondi. Non è così, perché quello io lo sto formando come tecnico, perché gli sto facendo fare dei corsi. È anche bravo alla fine, perché ci sta a mettere la passione, certo che quelli che mi piace questa disciplina sarà un'altra cosa, ma date l'opportunità che abbiamo dato. Cosa diventa questo? Diventa un ambasciatore, Sarà l'ariete che poi andrà a sfondare il pensiero di altri che magari sto sport non ci ha mai fatto nulla. Se poi andiamo a vedere, non costa nulla, c'è una fiondina, io ho fatto delle fionde che oggi stanno in tutta Italia in giro per le scuole, la chiamo didattica perché ho fatto alcuni accorgimenti, ma costa 10 euro e ti dà un risultato a livello mondiale. Le biglie sono d'acciaio, le raccogliamo con la caramella, quindi non è che dice uno sport impossibile, che se parliamo, che ne so, non mi permette di discriminare altri sport, però provatemi un altro, dove qui c'è una bella realtà, sulla fascia dei 7-14 anni riesce ad estrapolare al bambino se c'è psicomotricità, se collega il cervello con l'arto. Trovatemi altri sport, non mi va a discriminare, che ti dà una possibilità del genere. Io col centro CONI quasi 1000 bambini all'anno, fortunatamente solo 2. Ne stavano lì in mezzo che avevano questi piccoli problemi. Questi piccoli problemi, se tu li becchi dai 7 a 14 anni, li correggi. Ha quindi un valore sotto quell'aspetto lì. A livello come sport, se parliamo di inclusione, io vi invito a vedere, se andate sul portale nostro, la Fionda Floriano SD, sia su Facebook, Instagram, oppure vi posso mandare del materiale. Noi riempiamo delle piazze con, per esempio, a Piazza Martiri, Sport senza barriere, Sport senza barriere, c'eravamo noi, 600 ragazzi di SA, 4-5 mila presenze, però se sta fionda è stata messa lì, un motivo ci sta, c'erano i non vedenti, c'erano i sordomuti con cui collaboriamo, tutta questa realtà li stiamo facendo divertire. Mettiamo sotto questo aspetto qua, che lo sport deve essere un divertimento. Se ci sta poi pure la passione, si va oltre e i risultati possono venire. Io vi ringrazio comunque, a venire vi invito per sabato perché mi fa piacere, ve la facciamo provare. Aggiungo un'altra cosa, stiamo andando anche in giro con la balestra, perché la balestra è un altro sport dove ho avuto l'incarico per 5 discipline di poterle fare eseguire a ragazzi disabili. E quindi quella che ci rimane anche comare, che puoi portare tutto, perché ci rientra il tiro con la fune, altre discipline, però queste due a noi
ci fa piacere portarli in giro, quindi sabato ve li facciamo provare tutte e due e ci saranno anche dei ragazzi ospiti nostri che conosciamo, se ne vengono altri, diciamo della categoria dei disabili, e vi rendete conto che abbiamo un bel livello. Io vi ringrazio, non so cos'altro aggiungere.